Le storie, e più in generale tutta la letteratura che si nutre di esse, possono salvarci, possono salvare l'umanità dalla catastrofe, dalla perversione del male, dalle atrocità, dal dolore, dal buio senza fine e senza speranza. Si può, parafrasando il verso di una canzone di Franco Battiato, narrare per non morire? Se pensiamo alla Divina Commedia, la risposta è ovviamente sì. Dante decide di raccontare il suo traviamento personale nella forma straordinaria di un viaggio oltremondano che parte dall'abisso delle tenebre, dal male assoluto, e giunge al polo opposto, alla contemplazione della luce, del bene assoluto, di Dio. All'umanità del suo tempo, che attraversa una crisi profonda di valori, Dante offre il racconto del suo viaggio come opportunità di salvezza. Lo scopo è redimere l'umanità dallo stato di miseria, cioè di infelicità in cui è precipitata, e riportarla al bene, alla felicità o beatitudine. Dalla perversione del male ci salvano le storie, perché le storie ci restituiscono l'umanità. Ma facciamo un salto di 650 anni circa. Siamo nel campo di Auschwitz-Birkenau. Qui un prigioniero incaricato del trasporto del rancio per i deportati chiede a Primo Levi di insegnargli la lingua italiana. Levi compie una scelta istintiva, sceglie la letteratura. Il suo testo di partenza è il 26esimo canto dell'Inferno di Dante, quello di Ulisse. Versi poco produttivi dal punto di vista dell'apprendimento della lingua, ma straordinariamente salvifici. Essi restituiscono, anche se per poco, il senso dell'umanità, il vivere per perseguire vertute e conoscenza a chi, come Levi e il suo compagno, è stato ridotto alla condizione del vivere come bruti. Restituiscono un volto e un'identità a uno scheletro, a un pezzo anonimo, a un numero. Si può e si deve narrare per non morire. Nel nostro percorso narrare per non morire, ragionare del mondo e dell'umanità nelle novelle del Decameron di Boccaccio, esploreremo a fondo questo tema. Vedremo in che modo, con quali strumenti e attraverso quali scelte narrative, Boccaccio offre all'umanità precipitata nell'inferno della peste una via di salvezza e una prospettiva diversa sulla quale fondare una nuova civiltà.